Buongiorno Claudio, sono le 10. Oggi è giovedì 20 luglio 2023. È previsto tempo sereno con probabili annuvolamenti in serata. Hai ricevuto 5 mail. Ricorda di chiamare Vittorio per la consegna della tavola 563B. Vuoi aggiornare? Anna? Okay, hi Project Mars, I'm Anna. I'm a kindergarten teacher and I live in Rome. And when I heard about your project, I mean, I was like, wow, Mars, I wanna go now. Okay, so let's go. I like draw faces on oranges, but only when I'm at home because otherwise people think I'm crazy. I love tomatoes and I will definitely bring tomato seeds to Mars because they are delicious. I don't have any children yet. But, I mean, so I can go now, even if you want. So just give me a call and... And you want to know why I'm the perfect candidate? Because I made this when I was little. And I think it's time to get in. So, okay, just give me a call. Ciao. Com'è andata? 46 secondi di magia. Sai che adesso che ho questa telecamerina non smetterò più di riprenderti? Dai! Ma non ci dimentichiamo niente, sei sicuro? Claudio, ma guarda, qua c'è scritto 31 dicembre. Leggi bene. 2013, non 2012. Non ci avevo fatto caso. Vabbè, vai tu adesso. Ok. Aspetta. Vai. Hi, I am Claudio. I am a graphic designer and Project Mars. I want to go to Mars because... perché la ragione sei tu. Cioè, non posso dirlo. Mira che cosa fa adesso. Che fa? Chi? Enzo, un amico dell'università. Stava nel corso con Anna. Sì, sì, lui, esatto. O così dal nulla, ha lasciato tutto e tutti, proprio studi, amici, famiglia, tutto questo per comprarsi uno scantinato al cinema. Perché? Non lo so. Una ragazza scelta. Ma l'hai espresso il desiderio? No, non ci ho pensato. Non ce lo dire però, sennò non funziona. Ma non abbiamo nemmeno fatto un brindisi. Un brindisi per la nostra Anna. Oh, grazie. Dacci oggi, dacci oggi il nostro brindisi quotidiano. Grazie. Ecco qua. Ah, grazie. Ecco, tieni. Grazie, amore. Claudio, vai. Federico. Ma non era quella la bottiglia, Claudio. Federico. Anna, perché non facciamo un brindisi per il nostro viaggio nello spazio? Giusto, non ne avevamo più parlato, ma è ancora in piedi il progetto? Sì, stanno raccogliendo ancora i fondi. Poi io vengo con voi, eh. Ma si può ancora fare la domanda? Smettila, saranno passati 4 anni almeno. Vabbè, che sarà mai, non si può mai sapere. Mi immaginate quando sarò completamente fuori di testa tra 7 anni. Anna! Anna, dove vai? Attenta, attenta, Anna! Sì, tesoro, sto attenta, ma qui è tutto rosso.
Io adesso non solo non ricordo niente, neanche vedo più niente. Grandissimo. Anna, attenta che si inciampa pure su Marte. Attento. Sì, dammi il tuo cappotto. Dai, che ci siamo allontanati troppo dal sole. Tieni, Anna. Un brindisi all'attrice. Un brindisi. La stessa, non cambierà mai. E ti ricordi con quei ragazzini? Un brindisi. Presumo che quando sparisca la memoria sparisca anche il concetto di tempo. E allora non importa se avrò 30, 40 o 300 anni. Direi a me stessa che ho vissuto una vita piena, felice, con l'uomo dietro la camerina. Sono passati 4 anni dalla diagnosi, adesso non ho paura, non sono triste. Anche se certe volte ripenso alle storie e ai visi dei bambini ed erano le cose a cui tenevo di più. Eppure mi ricordo di alcune di loro solo a tratti. Spesso loro sono la mia memoria e questo mi fa tanto ridere. Quando chiudo gli occhi, fluiscono ancora belle immagini. Anna, vieni giù. Vieni, devo farti dire una cosa. Sì, arrivo un attimo. Ma sei sicura che riusciamo a portarle tutte con noi? Sì. La cabina è circolare e poi ha un raggio di 3 metri. E c'è anche uno spazio per gli oggetti personali. Allora, dovrò rivedere le proporzioni. Non ci annoieremo in 7 mesi di viaggio? No, a me basterebbe guardare il cielo. Magari un soffitto trasparente. O un cielo colorato. Così? Ehi. Thank you.
Io sono W e tu sei M. Venire. Chi? L'uomo dietro la camerina, non lo conosco, non mi piace. Em, sei in ritardo. Ti stavo cercando. Ciao, W.